Buongiorno a tutti! Oggi facciamo una cosa diversa. Partiamo dalla panoramica degli ingredienti, da cui chiaramente capirete la ricetta che andremo a preparare. Allora, partiamo da il pecorino romano, poi ci spostiamo a del bacon tagliato a cubetti, del spaghetto di Gragnano, delle uova e del pepe. Ovviamente avrete capito che andremo a preparare una splendida carbonara. Bene, prima di mettersi a cucinare, qualche cenno storico sulla carbonara. Perché io ho detto bacon? Alcuni storceranno il naso, altri gridano l'orrore, ma in realtà l'utilizzo del bacon potrebbe avere una realtà storica. Per cui qualche rapidissimo cenno storico sull'origine della carbonara. Permettetemi, sono documentato e per cui devo inforcare gli occhiali per leggervi quattro notazioni. Allora, una prima versione parla del fatto che la carbonara fu creata dai soldati alleati che arrivarono a combattere in Italia, liberarono Roma ed erano sulla cosiddetta linea Reynard tra Lazio, Molise e Campania, dove assaggiarono la pasta caciova, che era una pasta fatta con uova e formaggio, pecorino e uova, ma non presentava grassi, non presentava salumi. Loro avevano grande quantità di bacon e pertanto unirono il bacon con le uova, quelle che avevano loro erano uova in polvere, per cui uova liofilizzate, e così facendo ricrearono praticamente i sapori della loro prima colazione. Teniamo presente che erano ragazzi di 19-20 anni che combattevano una guerra, per cui avere qualcosa che gli ricordasse casa era per loro estremamente importante. Una seconda ipotesi è quella per cui il cuoco bolognese Rolando Gualandi fu ingaggiato il 22 settembre del 44 per preparare un pranzo in occasione dell'incontro tra l'ottava armata inglese e la quinta armata americana a Riccione appena liberata. Egli dovette preparare questo piatto e liberata Riccione non è che ci fosse tutta questa grande disponibilità di alimenti. Pertanto lui, vi leggo cosa scrisse lui, gli americani avevano del bacon fantastico, bacon, ribadiamo bacon, della crema di latte buonissima, del formaggio e della polvere di rosso d'uovo. Misi tutto insieme, servì a cena questa pasta ai generali e agli ufficiali. All'ultimo momento decisi di mettere del pepe nero che sprigionò un ottimo sapore. Li cucinai abbastanza bavosetti e furono conquistati dalla pasta. Altra ipotesi è quella della trattoria romana La Carbonara, che fu aperta nel 1912 una famiglia di carbonai veri e propri, dove pare che i soldati americani consumassero i pasti e utilizzassero le proprie razioni, per cui anche il bacon, unendolo sempre alla base di questa pasta cacio-ova che ha origini abruzzesi. Altra ipotesi è quella che fosse un piatto effettivamente diffuso tra i carbonari, coloro che si occupavano veramente di gestire il carbone, o addirittura fosse legato alla carboneria, al movimento politico, e nacque nel Polesine in quanto i carbonai che si radunavano utilizzavano rifocillarsi con questo piatto. Ora, sostanzialmente queste sono delle origini che possono esserci tutte, possono andare bene tutte, ma fondamentalmente dobbiamo risalire a quello che sono i ricettari. Pertanto i ricettari, o cominciamo con considerare che i ricettari non hanno mai una esaustività completa e poi sono evolutivi nel tempo e pertanto possono cambiare, possono impostarsi. Per cui partiamo sempre dalla base della pasta caciova abruzzese. Abbiamo delle notizie dal cuoco galante del napoletano Vincenzo Corrado, stampato nel 1773, e poi l'ha seguito dalla cucina teorico-pratica di un altro napoletano, Ippolito Cavalcanti, che parlava di una ricetta molto simile, ma non avevano il pepe e non avevano grasso animale, per cui ritorniamo sempre al cacio uovo. Si parla poi invece nel 1881, in cui Francesco Palma, sempre napoletano, per cui diamo atto dei napoletani, che descrive nel suo trattato Il principe dei cuochi i maccheroni cacio uova a cui riunisce formaggio e sugna. Ecco la prima volta che compare un salume o un grasso animale. Ma parliamo poi della ricetta gli spaghetti al guanciale, pubblicata da Ada Boni nel 49, dove parla di questi spaghetti al guanciale, ma non si dà atto della presenza dell'uovo, per cui anche qua
è un insieme, per cui abbiamo da una parte una pasta fatta col guanciale, dall'altra parte una pasta a cacio uova, ma non si è ancora unito tutti quanti gli argomenti, gli ingredienti, scusate. La prima vera ricetta della pasta carbonara, sembra una bestemmia dirla, però risale al 52 negli Stati Uniti. Una guida dei ristoranti di un distretto di Chicago dal titolo An Extraordinary Guide to What's Cooking on Chicago's Near North Side di Patricia Bronte, che recensisce questo ristorante Armando's, in cui riporta la ricetta che è esattamente la carbonara. Per cui uova, pecorino e salume. Si parla di pancetta, in quel caso americana, bacon. Ora, nell'ambito della ricetta italiana è datata agosto 54, quando la cucina italiana dice esiste la pasta alla carbonara e la pubblica sulla propria rivista La Cucina Italiana. Però attenzione, gli ingredienti sono spaghetti, uovo, pancetta, gruviera e aglio. Ed effettivamente io questa ricetta stessa l'ho trovata anche nel ricettario dell'albergo dei miei nonni, l'albergo Rosa Ticino di Varese, in cui si parla effettivamente di aglio e gruviera. Io sono inorridito al pensiero. Poi però risaliamo a queste date storiche, effettivamente si faceva anche così. Successivamente la versione più simile a quella odierna è quella del 55, creata o pubblicata, diciamo, da Felix Dessy nella Signora in Cucina, una versione fatta con uova, pepe e parmigiano. Vedete che ci avviciniamo, stiamo gradatamente arrivando a un risultato finale che è quello odierno, che troviamo nel Carnacina. Grande Luigi Carnacina, che nel 1160 parla del guanciale di maiale, istituzione della pancetta, e la panna. Allora, la panna purtroppo è un capitolo veramente terrificante. Però pensate che addirittura Marchesi diceva che nella sua carbonara metteva, su 400 etti di pasta, metteva 250 millilitri di panna. Grazie a Dio negli anni 90 si è deciso di dimenticarsi della panna, che faceva molto anni 80. Vi ricordate le pennette con panna e il salmone, la vodka, grande cavallo di battaglia assieme alla cotoletta con i pomodorini e la rucola negli anni 80. A questo punto, dagli anni 90 in poi, la ricetta effettiva della carbonara si cristallizza in quello che è al giorno d'oggi, e pertanto avremo pecorino romano, uovo, che può essere solo tuorlo o uovo intero o parte e parte, chi dice guanciale, ma abbiamo visto che è stato usato il guanciale, io dico bacon perché mi rifaccio alla ricetta americana, ammissibile anche quello, pepe e pasta di Gragnano. E questa è la ricetta vera della carbonara che adesso andiamo a realizzare. Bene, ecco qua il bacon, lo mettiamo a rosolare, ovviamente senza cipolla, senza aglio. Qui abbiamo invece le uova che abbiamo messo in una ciotola. Io quantitativo, allora, siccome farò mezzo chilo di pasta, metto un uovo per ogni etto di pasta, per un uovo per commensale, più ne aggiungo uno per la padella, più ne aggiungo anche uno per il cuoco, per cui in totale un uovo per ogni etto di pasta più due uova. Andiamo a sbatterle per bene e poi le emulsioneremo con il pecorino. Ecco qua, uova ben battute. Abbiamo aggiunto il pecorino, stessa quantità che uso per le uova, per cui un cucchiaio di pecorino per ogni commensale, più uno per la pentola, più uno per il cuoco. Andiamo a mescolare tutto quanto per bene. Ovviamente chi vuole potrà anche metterne di più, ma io preferisco non esagerare, perché poi preferisco aggiungerne un po' una volta amalgamata la pasta, anche per presentarla. Per cui andiamo ad emulsionare per bene il pecorino con le uova. Ecco qua, fuoco vivace, stiamo facendo diventare bella croccante il bacon. Vi avevo detto il quantitativo di bacon? Non lo so, non mi ricordo. Ad ogni modo, io adotto sempre il medesimo criterio, per cui un etto di bacon per commensale, più uno per la padella, più uno per il cuoco, per cui in totale mezzo chilo di pasta sono circa 7 etti di bacon. Oh, bene, l'acqua sta bollendo, allora adesso siamo pronti. Caliamo la pasta, così quando la pasta sarà pressoché cotta, almeno un minuto prima va scolata, perché poi la passeremo prima nel bacon, e poi aggiungeremo l'emulsione di uovo e pecorino che abbiamo preparato qua,
Ricordatevi sempre di tenere un bel capentola, così si può tirar giù bene l'emulsione dalle pareti del ciotolo in cui l'avete preparata, e poi macineremo il pepe fresco. Bene, vado a calare la pasta. A dopo! Bacon perfettamente croccante. Adesso, fondamentale, la pasta è stata appena scolata. Spegnere assolutamente il fuoco, ritrarre dal fuoco la padella con il bacon e versarci la pasta scolata. Mi raccomando, lontano dal fuoco, c'è già il calore della pasta che è più che sufficiente. Ecco qua. Adesso, prima cosa, dobbiamo mescolare per bene il bacon con la pasta. Ecco qua. Mescoliamola bene in modo tale che sia ben condita con il sugo e il grasso. Perfetto. E adesso andiamo a mettere l'uovo. Dunque, Paolo, no, lasciamelo lì, grazie. Tieni tu, riprendimi tu adesso mentre mettiamo l'uovo. Ok? Ci sono? Ah, ci sei. Ci sei. Bene. Allora, andiamo con le capentole. Vedete che tiriamo giù per bene tutto l'uovo avanzato. Siamo lontano dai fuochi, mi raccomando. Non bisogna mai avere fuoco acceso sotto. E a questo punto, lontano, rimescoliamo bene, altrimenti si fa l'effetto frittata, che non vogliamo assolutamente nella nostra splendida carbonara. Volendo, se vi risultasse un po' asciutta, basta tenere via un po' di acqua della pasta, ma non ci serve noi adesso, perché abbiamo mantenuto assolutamente tutti i canoni di cottura e di preparazione. Ecco qua, vedete come l'abbiamo mantecata bene tutta quanta. Riprendiamo le capentole, ecco qua, così lo si pulisce bene, perfettamente condita, cremosa assolutamente al punto giusto. E adesso finale, il pepe macinato fresco abbondante, ma non eccessivo, mi raccomando. E in ultimo, a me piace sempre terminarla con una spolverata ancora di pecorino. Ecco perché non esagero poi nell'emulsione con l'uovo, perché ne aggiungo poi ancora qua. Ecco qua, pronta la pasta alla carbonara. Buon appetito a tutti!